Oggi voglio darvi alcuni consigli su come lavare i capi in lana preservandone la bellezza e la morbidezza. Se non sapete come prendervi cura dei vostri maglioni o dei vostri capi in lana, se non sapete come lavarli senza rischiare di infeltrirli, siete capitati nel video giusto. Cominciamo subito! La lana è un tessuto naturale, pregiato e delicato che richiede alcune accortezze per essere lavato senza rovinarsi. In questo video vedremo come lavare i capi in lana senza rischiare di rovinarli, quali detersivi usare e come asciugarli correttamente. È possibile lavare i capi in lana sia a mano che in lavatrice. Tutte le lavatrici dispongono del programma apposito per la lana che permette di lavare i capi in lana, ma nonostante il lavaggio specifico bisogna adottare alcuni accorgimenti per non rovinare i capi. Una precisazione importante: se i capi sono 100% lana, non infilateli in lavatrice e fate attenzione anche quando li lavate a mano, perché si infeltriscono alla velocità della luce. Il lavaggio in lavatrice è possibile solo per i capi composti da lana mista, cioè che hanno al loro interno delle fibre sintetiche che ne aumentano la resistenza. Quindi vediamo i passaggi. Prima di tutto controlla l'etichetta del capo e segui le istruzioni per il lavaggio. Spesso succede che tutti quei simboli delle etichette di lavaggio sembrino indecifrabili. Ho fatto un video spiegando i geroglifici disegnati sulle etichette dei tessuti. Se ti interessa lo trovi qui e ti lascio anche il link in descrizione. Se l'etichetta indica che il capo può essere lavato in lavatrice, procedi pure con il lavaggio. Metti i capi nel cestello della lavatrice, possibilmente dentro a delle retine protettive. Queste retine sono utilissime non solo per i capi in lana, ma anche per quelli delicati, per i reggiseni ad esempio. Costano pochi euro e fanno davvero la differenza. Se vuoi acquistarli su Amazon, ti lascio il link in descrizione. Seconda cosa, non riempire troppo il cestello della lavatrice. Per i capi in lana in particolare, non andare oltre la metà del cestello. Puoi tranquillamente mettere insieme capi in lana e indumenti delicati, ad esempio i capi in pizzo o in seta. Utilizza un detersivo delicato per la lana, mettilo direttamente nel cestello dentro una pallina e fai partire la lavatrice. Seleziona il programma lana oppure delicati nella lavatrice e imposta una temperatura massima di 40 gradi e una centrifuga bassa di massimo 600 giri. Dopo una decina di minuti aggiungi 1-2 tappi di candeggina delicata a seconda della quantità di capi che stai lavando. Non è la temperatura che infeltrisce i capi, ma il movimento all'interno del cestello e soprattutto la centrifuga. Per eliminare l'acqua in eccesso puoi arrotolare i capi in un asciugamano di spugna e premerli con le mani come nel lavaggio a mano. Lavaggio a mano. Il lavaggio a mano è il metodo più sicuro per pulire i capi in lana, soprattutto quelli di qualità superiore come il cashmere, il merinos e l'alpaca. Per lavare a mano i capi in lana segui questi passaggi. Controlla l'etichetta del capo e segui le istruzioni per il lavaggio, come già detto per il lavaggio in lavatrice. Se l'etichetta indica che non può essere lavato in acqua, devi portarlo in lavanderia per la pulizia a secco. Se il capo invece può essere lavato in acqua, prepara una bacinella con acqua tiepida. Aggiungi un tappo di detersivo delicato per la lana e assicurati che si sciolga. Poi immergi i capi e premili delicatamente con le mani. Lasciali in ammollo una decina di minuti, procedi a tirarli su e rimmergerli in modo da lavarli delicatamente. Sciacqua il capo con acqua tiepida o fredda, mantenendo sempre la stessa temperatura per evitare sbalzi termici che potrebbero infeltrire la lana. Non alzare il capo da un solo lembo, ma sollevalo con entrambe le mani per non deformarlo. Per eliminare l'acqua in eccesso, non strizzare il capo, ma arrotolalo in un asciugamano di spugna e premilo con le mani. Ripeti l'operazione con un altro asciugamano asciutto se dovesse essere necessario. Se i capi da lavare sono tanti, invece della bacinella puoi metterli nel lavello della cucina oppure addirittura dentro la vasca, così riuscirai a lavarli tutti in una volta. Infine, l'asciugatura, che è una fase molto importante per mantenere la forma e la bellezza dei capi in lana. Per asciugarli correttamente non usare l'asciugatrice che potrebbe restringere o infeltrire la lana. Asciugali possibilmente all'aria e rigorosamente all'ombra e al riparo da fonti di calore diretto. Non appendere i capi in lana su grucce o stendini perché potrebbero allungarsi o deformarsi. Stendili in orizzontale su una superficie piana e asciutta, come per esempio un telo o una rete. Nella maggior parte dei casi non occorre stirare i capi in lana, ma se dovessero essere molto sgualciti, controlla
colla se l'etichetta riporta il simbolo del divieto di stiratura, oppure se è possibile stirarli. Se dovesse essere possibile, ed è proprio necessario, regola la temperatura del ferro da stiro non troppo alta. Come sempre, spero di esserti stata utile. Se hai qualche consiglio da darmi per trattare i capi in lana, fammelo sapere qui sotto nei commenti. A presto! Goodbye!